mascherina? No, perché adesso è telematico, quindi si fa esclusivamente attraverso il sistema. La comunicazione tramite la mascherina non si può. No, hanno già rimarco poi da una ricevuta, che è anonima, cioè non più che altri, voi dovete conservare solo la ricevuta. Non lo sapete, su PC, su PC. Cioè vi arriva la ricevuta e basta, non c'è problema. Sì, dal sistema di disparità. Il problema è che sì, allora, alloggiati web è obbligatorio dal 7, con il decreto ministeriale del 7 gennaio 2013, quindi anche la Polizia di Stato, giustamente, ha imposto l'obbligo di utilizzo di un sistema telematico. Purtroppo ci sono ancora zone dove la situazione non è molto chiara, gli operatori non lo sanno, gli addetti, i funzionari di polizia non lo sanno, eccetera, quindi c'è ancora molta confusione su questo. Però l'obbligo è trasmettere attraverso lo giornale. La schedina, tipo quella che si compilava prima, è necessaria per la privacy, per ottenere il consenso. Bisogna compilarlo se voi volete mantenere i dati dei clienti. Se voi volete crearvi, attraverso ogni spot è possibile, un database dei clienti, una grafica per poter fare le campagne di mailing list, di marketing, eccetera, dovete acquisire il consenso. Quindi in quel caso con il sistema Spot di stampare la schedina, diciamo, fate firmare il consenso, e così potete tenere. La schedina serve solo per il consenso, non più per la consenso. No, solo per il consenso al trattamento dei dati, come quella che firmiamo quando andiamo dal dentista la prima volta, quella che firmiamo ovunque, qualunque cosa che facciamo, quindi abbiamo una interazione con un professionista, noi firmiamo sempre il nostro consenso. La stessa cosa. Se voi invece voi non volete conservare i dati, magari siete un piccolo B&B, non vi interessa avere un archivio, non c'è un problema, non c'è bisogno che fate firmare la base. Ciao. Se utilizzate Spot avete la possibilità, adesso vedremo, di avere una grafica, l'esportazione dei dati per la stessa giorno, tutta una serie di dati, ma lì dovete chiedere il consenso. Allora, entriamo nel permesso. Quindi la UPR è l'agenzia quindi la promozione del PDT. È il sito ufficiale dell'agenzia di promozione, poi tutte le cose belle dell'essere di la bianca, io vi dico le cose brutte, ci dividiamo i compiti. Chi partecipa al DMS? Le strutture ricettive ci sono, perché se sono stata chiara prima nell'iter, nel momento in cui consegnate la documentazione a quella promozione, automaticamente entrate nel sistema. Quindi tutte le strutture ricettive ci sono. Anche quelle che oggi dicono, ma io non ci sono, non è vero, probabilmente si è perso le credenziali, può succedere, quindi a quel punto ci contattate, o contattate la sede territoriale, o contattate la sede di DMS e ricevete di nuovo le credenziali. DMS che oggi ha viaggiato in pubblico.it. Poi gli altri operatori che possono registrarsi al DMS sono gli operatori dell'intermediazione, l'operatore, l'intermediario, eccetera, e poi tutti gli operatori che operano nel settore del turismo. Quindi passiamo dalle associazioni, agli stabilimenti balneari, alle guide turistiche, così via. Cioè, tutti gli operatori, persone fisiche, persone giuridiche, che operano nel settore del turismo. Che cosa significa essere DMS? Significa avere una propria scheda privata, riservata, e una scheda pubblica visibile a tutti, che poi la spiegheremo. Cosa si può fare? Il DMS, ricarsi le chiere, candidare l'educational, lo vedete dopo, di cosa andare, ripeto. Andiamo avanti. Allora, siamo entrati nel DMS, abbiamo ricevuto dalla casella DMS Chioccio Regione Puglia Protettive Credenziali, le inseriamo qui, dove vedete la faccia, e ci lottiamo. A quel punto si apre il vostro, la vostra area, un po' come Facebook, un po' come social, la vostra area privata riservata, che ovviamente all'inizio è buona, ha solo quei dati che avete che ha inserito qui la promozione nella banca dati. Tutte le informazioni che sono qui possono essere aggiornate in qualunque momento. Quindi se vi fate aggiornare, così come fate con questo, quando volete aggiornare il vostro profilo, lo fate, scambiate la foto, quindi volete cambiare le foto che vengono pubblicate su Viaggiare in Puglia. Quindi ciò che voi caricate qui, in automatico, senza filtri,
senza mediazioni da parte di Puglia Emozione, senza correzioni, quindi attenzione a quello che scrivete, va a soffiare in Puglia. Quindi più arricchite questa sezione, più è ricca la vostra presenza sul territorio in Puglia. Qui, non so se si legge, sta scritto, non credo che voi lo riusciate a leggere, accede la comunicazione per questi servizi. Questo tasto però si abilita solo dopo che avete compilato le due schede obbligatorie che vi ho detto all'inizio, scheda analitica e scheda informativa. Solo in quel momento è abilitato. E questo è quello che consente, così facciamo contenti di chi vuole i nomi delle leggi, la legge regionale 29 del 1994, con la pubblicazione a prezzo di sequenzione. Allora, entriamo nella scheda analitica e compiliamo. Vedete, sono abbastanza semplici, la tipologia di struttura è già automatico, perché c'è la possibilità di scegliere, perché ci sono delle tipologie che prevedono delle sottotipologie. Facciamo un esempio, nel caso degli alberghi, io posso dire se sono un albergo centro benessere, se sono un resort, eccetera. È chiaro che devo dire i requisiti, è chiaro che voi potete dire anche che siete un bellissimo resort, per cui la promozione di boccia, documentazione ciò risulta, quindi dichiarate comunque che è evitato che poi dopo venite rifiutati con le termine da cui la promozione. E poi ci sono i dati anagrafici che avete già comunicato, per la maggior parte. Quindi è quella la prima scheda. La seconda scheda è la scheda informativa. Qui ci sono una serie di informazioni non obbligatorie per la prima fase, quindi se avete urgenza di fare la documentazione a prezzi e servizi, potete anche inizialmente non inserire questi dati, l'importante è che inserire i dati richiesti dal comune e quei servizi. Questi sono quei servizi che voi offrite, che non sono però sottoposti alla legge. Cioè, che cosa significa? Ci sono dei servizi previsti nei modelli standard della comunicazione a prezzi e servizi e quelli li potete modificare solo alle scadenze previste dalla legge. Poi ci sono altri servizi, per esempio la piscina, oppure l'acqua wifi, che non sono sottoposti ad approvazione, quindi li potete inserire quando volete. Quindi se durante l'anno voi avete fatto il contratto con un operatore telefonico e volete dare la wifi ai vostri clienti, andate qui e lo inserite, non deve essere sottoposto ad approvazione, però è visibile poi all'interno del regime. Una volta inseriti, però dovete inserire la verità, perché questi dati che voi inserite vengono poi riportati automaticamente dal sistema della comunicazione a prezzi e servizi, che è una dichiarazione vostra controfirmata. Quindi ciò che dichiarate qui deve essere vero, perché nel momento in cui viene un controllo dei vigili, del comune, della finanza, eccetera, e ci sono dichiarati i servizi che voi non avete, ci sono le conseguenze. Quindi dovete dichiarare esclusivamente la verità, anche se non viene sottoposto. Terminate queste parti, finalmente si accede alla comunicazione a prezzi e servizi. Se sono poco chiara, bloccatemi. Allora, la stiamo rivedendo per l'ennesima volta, perché questa è andata in regime l'anno scorso, quindi la prima dichiarazione informatizzata è stata fatta a ottobre 2014, poi è stata fatta l'altra a marzo del 2015 e poi quella di ottobre 2015. Ci sono stati ovviamente molti feedback, eccetera, quindi stiamo continuando a migliorarla. Questa è la versione esistente, le slide che vedete, da probabilmente il mese prossimo ci sarà una versione, ma cambia poco, dovrebbe essere più usabile. Quindi se già comprendete questa, stiamo bene. Allora, le due funzionalità di base sono la gestione delle dichiarazioni e l'archivio. Per cui tutte le dichiarazioni che negli anni faremo, ottobre 2014, marzo 2015, marzo, ottobre 2015, eccetera, verranno organizzate nel sistema e saranno per cui consultabili. Quindi se voi volete sapere l'anno scorso perché sono praticato, andate a vedere, perché il servizio dichiarato la vita di vedere. Andiamo in gestione dichiarazione. In atto viene riportato l'ultima dichiarazione dello Stato. Quali sono gli stati? Che significa Stato? Io compilo la dichiarazione. Fino a quando non clicco su un tasto che dice invia dichiarazione, quella dichiarazione sta sul vostro PC e basta. Voi la potete cambiare quante volte volete, non siete sicuri, volete cambiare le date, potete agire quante volte volete.
A un certo punto volete vedere come viene nella dichiarazione compilata, fate genere a borsa, vi viene creato il PDF e lo stampate, lo provate, vedete se è tutto corretto. Quando siete sicuri, cliccate sul tasto invia dichiarazione. In quel caso viene trasmesso la promozione per la validazione. Allora, fin quando non avete cliccato su questo stato, su questo tastino, la dichiarazione è nello stato redazione. Quando voi avete cliccato, lo stato che viene visualizzato più in alto diventa attesa validazione. Quindi voi tanto in tanto controllate sul sistema, fin quando c'è scritto attesa validazione, vuol dire che quella promozione non ha ancora controllato la vostra dichiarazione. Quando quella promozione, la verifica, non riscontra errori, e vi ho detto ok, quindi la protocolla, lo stato diventa validato. Se invece riscontra degli errori, che cosa possono essere gli errori? Incongruenze rispetto alla scia. Nella scia avete dichiarato 4 camere, nella comunicazione a questi servizi ne avete 3. O il contrario, forse più il contrario. E così via. Quindi possono esserci degli errori, voluti, non voluti, cioè ci possono essere delle differenze. Allora, in quel caso, qui la promozione la rifiuta, quindi qui trovate stato rifiutato, con la motivazione. Vi spiega perché è stato rifiutato, in genere vi chiamano anche. Dopodiché, qui voi la ricompilate, trovate già tutto compilato, andate solo a correggere ciò che è errato e la potete trasmettere. Quindi questi sono gli stati che trovate qui, con la data in cui è stato trasmesso e così via, e più la tipologia. Perché le dichiarazioni possono essere annuale, quindi io la faccio ad ottobre, e vale per tutto l'anno successivo, da gennaio a dicembre. Oppure può essere primo semestre, la faccio ad ottobre, ma vale dal 1 gennaio al 30 giugno. Secondo semestre, la faccio a marzo, e vale dal 1 luglio al 31 dicembre. E poi ci sono le variazioni. Le variazioni si possono fare sempre. Quindi io a ottobre ho fatto una dichiarazione magari annuale, magari su un B&B, e ho dato dei determinati periodi di apertura. Poi mi rendo conto che magari mi arrivano delle prenotazioni in periodi che non avevo previsto, in cui avevo dichiarato che ero chiuso, allora faccio la variazione per cambiare i periodi. È chiaro che non mi metto a cambiare i prezzi, queste cose, no, però posso cambiare i periodi, posso cambiare altre cose, diciamo di poco, non di poco, però meno vincolanti. E quindi è quella la variazione, e la potete fare sempre, e anche la variazione sottoposta allo stesso iter di approvazione che abbiamo visto prima. Il modulo, cioè questa dichiarazione ha due parti. La prima è puramente anagrafica, sono tutti i dati della struttura, pubblicati, eccetera. La seconda invece sono contiene ciclicità, prezzi, servizi e periodi di apertura. I modelli originali, diciamo, approvati dalla regione, li trovate sul sito dell'agenzia nella sezione turistica.